È uno dei palazzi più ricchi della Toscana, più belli nella sua collocazione sulla piazza. L'elemento di cesura, basta prendere una cartolina, è questa scalinata. Qualcuno mi potrà dire, ma è di un secolo fa, ma il restauro di questa scalinata dà un senso e un profilo di identità alla piazza che rende l'opera di oggi forse il più bel regalo che potevamo fare al Vasari, e volevo essere qui perché Arezzo cartolina elemento distintivo di una Toscana che guarda al mondo. L'elegante scalinata del Palazzo della Fraternita dei Laici, appena restaurata, è stata riconsegnata alla città. In Piazza Grande una vera e propria festa con musici, coro, rappresentanze dei quartieri e fanti, il tutto incorniciato da una notte d'estate. Questo rifacimento non è soltanto una questione di decoro, ma è una questione di identità, è una questione di appartenenza, è una questione di piena retinità nel restituire alla città di Arezzo, nella sua straordinaria, direi, compostezza, uno degli aspetti più identitari che caratterizzano tutti noi. La scalinata è stata realizzata con il travertino delle cave di Rapolano, le stesse da dove venne estratto nel 1780 il materiale utilizzato per costruire la balaustra del palazzo e nel 2018 per la pavimentazione. 43 le tonnellate di marmo necessarie per costruire la scalinata, composta da 14 gradini e da 108 blocchi di travertino, tutti diversi tra loro. Noi adesso mettiamo a disposizione come Fraternità dei Laici un patrimonio culturale e anche un patrimonio artistico che potrà essere usufruito dalle persone che vengono ad Arezzo, ma anche dagli aretini stessi, perché intere generazioni si sono sedute proprio su questi scalini e continueranno. Questa scala racconta la storia della piazza, ma questa scala darà anche nuova luce alla piazza e al tempo stesso porterà un contributo ad una lettura nuova della piazza, che non è solo una piazza medievale ma è una piazza rinascimentale. Qui ci sono diversi stili, la facciata della nostra fraternita è una facciata che ha visto eventi storici ormai da 761 anni. Seguendo un'antica tradizione, infine, prima di terminare i lavori nella base della nuova scalinata, sono state depositate delle monete, ma non solo, una testimonianza per i secoli a venire.